Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele ed oggi vi mostrerò come eseguire correttamente un aggiornamento firmware sullo Xiaomi Mi Drone 4K, un drone che ho tratto tantissimo su questo canale perché lo giudico un prodotto veramente fantastico, sicuramente uno dei migliori droni come rapporto qualità-prezzo. Vi ricordo che potete acquistarlo dai link che trovate qui sotto in descrizione, store di riferimento come sempre Gearbest. Questa guida per alcuni potrebbe sembrare una stupidaggine o addirittura inutile, ma credetemi, è un passaggio veramente fondamentale e molto delicato che potrebbe compromettere il funzionamento del drone, rendendolo addirittura un costosissimo fermacarte se non eseguito nel modo corretto. Innanzitutto elenchiamo tutto il necessario per un perfetto aggiornamento firmware. Innanzitutto ci serve ovviamente il drone con il gimbal inserito, le eliche non ci servono a meno che non vogliate subito testarlo in volo. Ci serve il radiocomando con piena carica. Vi ricordo che per verificare lo stato di carica del radiocomando vi basta premere una volta sul tasto d'accensione, se tutti i raggi si accendono significa che è completamente carico. Stessa cosa per la batteria del drone, se tutti i LED si accendono è completamente carica. Ci serve anche il cavo di connessione tra radiocomando e smartphone. Allora, è molto importante che utilizziate il cavo originale o un cavo equivalente di ottima qualità. Dico questo perché vedo tantissima gente utilizzare cavi pessimi, cavi economici che non dovete assolutamente utilizzare. Stesso discorso vale anche per la micro SD, io ne possiedo varie, vi consiglio di utilizzare almeno una UHS 1. È davvero fondamentale utilizzare una micro SD di buona qualità, io ve ne linko una ottima della Samsung UHS 3 da 64 giga qui sotto in descrizione, perché utilizzare una micro SD scadente, credetemi, vi renderà questo drone un fermacarte. L'ho già visto tantissime volte, una micro SD scadente potrebbe corrompere l'aggiornamento e quindi poi non si recupera più il drone. Quindi mi raccomando, non utilizzate una micro SD di scarto, ve lo ripeto ancora, utilizzate una buona micro SD, dato che oramai costano pochissimi euro. Vi consiglio inoltre di utilizzare una micro SD nuova, ma comunque se non ne possedete una nuova, formattatela almeno da PC in formato exFAT. Ovviamente ci serve anche uno smartphone con carica almeno al 50%. Detto questo, possiamo procedere all'assemblaggio. Iniziamo montando la batteria nel drone e inserendo con la massima cautela la micro SD nel gimbal. Mi raccomando, siate delicati. Questa è una fase davvero molto delicata, il gimbal del Mi Drone è molto molto delicato, quindi appoggiatela e con l'unghia spingetela dentro. Ecco fatto amici, ora procediamo all'accensione del drone. Ovviamente premete una volta dietro e poi tenete premuto finché non si accende. Ecco fatto, e accendiamo anche il radiocomando. Prima volta e la seconda tenete premuto. Ora colleghiamo il cavo nel radiocomando e poi andiamo a connettere anche lo smartphone. E andiamo più nel dettaglio. Prima di avviare l'applicazione vi faccio notare come radiocomando e drone devono restare praticamente appiccicati. Anche la connessione wifi è molto importante, quindi cercate di restare il più vicino possibile al vostro router per evitare disconnessioni involontarie. Ora avviamo l'applicazione Mi Drone, eccola qui. Ovviamente collegamento smartphone radiocomando con cavo originale o equivalente, clicchiamo su Next, ok, collegamento USB, tethering già attivo, torniamo indietro e aspettiamo che venga stabilita la connessione. Se lo smartphone tramite la connessione internet rileverà dei nuovi aggiornamenti, ce lo comunicherà in una nuova schermata. Aspettiamo qualche secondo ed eccoci qui. Come vedete sono stati rilevati alcuni aggiornamenti di piccola entità, 0.35 megabyte, però sono abbastanza importanti perché, come vedete, c'è scritto qui cosa cambia: è stato sistemato il bug del gimbal, oltre ad essere aggiornate le no fly zone. Come procedere ora? Molto semplice anche in questo caso, ci basterà cliccare su download. Ecco fatto,
e ora sta scaricando e procederà automaticamente all'installazione cliccando su update. Vi ricordo che potete verificare tutti i cambiamenti tramite questa interfaccia. Clicchiamo su update ed ecco che l'applicazione sta trasferendo l'aggiornamento al drone. Si è anche mosso il gimbal. A volte durante gli aggiornamenti potrebbero esserci dei cambi di stato, potrebbero esserci dei rumori, dei suoni provenienti da drone e radiocomando, ma voi non preoccupatevi, aspettate che arrivi al 100% e mi raccomando, non disattivate la connessione internet e non spegnete per nessun motivo radiocomando e drone. Ed ecco fatto, aggiornamento completato. Suoni dal drone, vediamo cosa c'è scritto. Firmware aggiornato con successo, premiamo ok e speriamo che sia andato tutto bene. Ora dobbiamo rieseguire il collegamento, clicchiamo su next, aspettiamo qualche secondo e vediamo se si connette. Ed ecco fatto, il drone è stato aggiornato correttamente. Bene amici, questa è la procedura per eseguire correttamente l'aggiornamento firmware dello Xiaomi Mi Drone 4K. Vi ricordo che è davvero un'operazione molto delicata e fondamentale. Se avete qualche domanda, chiedete pure qui sotto nei commenti. Vi ricordo che se volete acquistare questo drone trovate i link qui sotto in descrizione, store di riferimento come sempre Gearbest sempre in descrizione. Inoltre trovate anche i link per accedere al mio canale Telegram dedicato alle offerte tecnologiche e al mio gruppo Facebook dedicato al mondo dei droni. Bene, direi che questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!